Se lo ricorda bene, quel 24 ottobre 1990, Adriana era malata di tumore all'utero con metastasi e quell'abbraccio con Giovanni Paolo II al termine dell'udienza generale del mercoledì le aveva ridato la vita. È un evento importante per me perché da un abbraccio con Giovanni Paolo II praticamente io ho sentito cambiare la mia vita. Verso la guarigione? Verso la guarigione da un male che sembrava incurabile, per cui è come nel Vangelo il discorso dell'emorroissa, no? Che diceva se solo toccassi il mantello io sono sicuro che guarirò. Ecco, per me è stato un po' così, sapere che potevo andare da Giovanni Paolo II era una conferma che se fossi riuscita io sarei guarita, e così è stato. Adriana ci dice che una delle tantissime persone che hanno avuto un dono grande da Giovanni Paolo II, un miracolo, una grazia, ricevuti finché era ancora in vita. Ora, a pochi giorni dalla canonizzazione, sente la grandezza della fede di questo grande Papa che porta nel cuore e testimonia agli altri. Sono passati 9 anni dalla sua morte e già i ragazzi più giovani non lo conoscono, non l'hanno conosciuto. Beh, è una figura grandissima che ha insegnato fino all'ultimo, diceva oggi Papa Francesco che anche nella malattia lui è stato testimone, un grande testimone. E io lo sento come una figura grande, per me la beatificazione è stato il giorno più importante dove è stato confermato questa sua grandezza, la santità sì è una conferma però insomma lo sapevamo che era santo. Ecco, ai giovani credo che valga la pena ricordare che è stata una persona eccezionale, insomma, unica. Quindi tu come vivi adesso l'attesa della canonizzazione di questo evento grande che sarà celebrato il 27 aprile? Con grande gioia, perché se lo meritava tutto questo riconoscimento, con grande gioia, con grande attesa. Non abbiamo prenotato a Roma niente, perché già con la beatificazione, se Giovanni Paolo vorrà, noi andremo, altrimenti lo seguiremo da qua.